Allora, Marlene Kunz a Sanremo. Secondo me il fatto che ci sia Gianni Morandi alla conduzione ha cambiato qualcosa nella visione di Sanremo per quanto riguarda le partecipazioni. Quindi quest'anno ci sono stati degli ingressi interessanti, tra cui il vostro e comunque anche altri. Voi cosa ne pensate a questo proposito? Hai ragione, credo che sia vero, credo che il cast di questa edizione dimostri chiaramente la volontà di dare di cominciare a dare un po' più di valore alla musica proprio. C'è una scelta intanto molto giovanile e anche volendo molto femminile, ma diciamo non c'è il tentativo di andare ad agguantare quei 3-4 nomi della solida tradizione melodica italiana per garantire la sicurezza di un ascolto garantito, fra virgolette. Quindi ritengo che tu hai ragione, credo che sia un lento percorso che sta provando a fare Gianni Morandi con la direzione artistica. Sì, anche penso che dipenda molto dal fatto che lui è proprio un musicista, un cantante, Certo. quindi la scelta delle canzoni è inevitabilmente anche musicale, mentre invece con altri conduttori, che erano in realtà più presentatori che musicisti, la scelta si intuiva che fosse più di tipo televisivo e quindi scelgo quest'artista perché in televisione mi fa la polemica oppure mi attira un certo tipo di pubblico perché si è già visto di qua, cioè era molto più televisiva come impostazione. Da 2 anni a questa parte secondo me si vede che è un pochino più musicale. Mi sembra anche che da qualche anno a questa parte anche nei giovani ci sia un ritrovato interesse. Non, penso più che altro per chi partecipa piuttosto che per lo spettacolo in sé, perché comunque conserva ancora moltissimi delle tradizioni, delle vecchie tradizioni, insomma, per così dire. Sì, ma tutto questo discorso si innesta proprio in che cosa è culturalmente e musicalmente l'Italia, proprio. Quindi se c'è il desiderio di scardinare certi meccanismi, di sicuro il percorso è molto lento, non può che essere lento. Quindi, ma mi chiedevo, un gruppo come il vostro ha cambiato la sua percezione di Sanremo? Non so, ripensando a come eravate più giovani, vi ricordavate di qualche frase contro Sanremo? Oppure se lo guardavate, io non so se lo guardavate Ma quando avevate iniziato. io credo che fino a un certo periodo della nostra carriera non sarebbe stata pensabile la nostra partecipazione a Sanremo, noi non l'avremmo accettata, ma anche probabilmente con la inconscia consapevolezza di non essere adatti a quel palco e pronti a quel palco, perché comunque in ogni caso quel palco lì, un gruppo rock di un certo tipo ne esce quasi sempre con le ossa spezzate, perché settato per la musica rock, però anche lì, come dicevo prima, il problema è culturale italiano, non è un problema, non è colpa di nessuno. Viviamo in un paese dove il rock rimane comunque un genere abbastanza poco tenuto in considerazione e quindi non entra nelle esigenze degli spettatori che non desiderano vederlo in televisione, eccetera, eccetera. Poi, poco alla volta, suoni. Intanto comunque le tue percezioni si allargano, scopri che desideri introdurre atmosfere nuove nella tua musica, vuoi strumenti nuovi, questo nella fattispecie dei Marlene Kunz. Poi non so, io amo i Sonic Youth ad esempio, loro non hanno mai messo un solo strumento che non fossero due chitarre, basso una batteria, a volte tre chitarre, eccetera. Queste sono scelte, però per i Sonic Youth che fanno questa scelta ci sono milioni di altri gruppi che vanno avanti sperimentando, noi abbiamo sperimentato e quindi ti si allarga il mondo, cresci, fai altre cose e cominci a renderti conto che hai una parte del tuo repertorio che potrebbe essere invece suonata in quel palco lì, palco che è l'unico luogo in Italia dove hai la possibilità di promuoverti in una maniera bella, in una maniera buona da tanti punti di vista, dal punto di vista tecnico perché è l'unica trasmissione televisiva italiana dedicata alla musica dove arrivi con delle prove fatte in precedenza, parlo di giorni addietro. L'unico luogo perché ci sono i motivi economici che sostengono il fatto che i gruppi vadano lì, ci sono alberghi, ci sono tecnici che stanno più giornate a disposizione a lavorare per delle cose di questo tipo. E queste sono cose che ad esempio accadono
settimanalmente in luoghi come il Letterman Show in America, dove invece fa parte della cultura avere ogni settimana un po' di gruppi equivalenti ai Malena Kunz che desiderano tanto quanto i Malena Kunz andarsi a promuovere davanti a milionate di telespettatori. Loro lo fanno in quel contesto lì, il nostro unico contesto possibile a Sanremo, quindi lo facciamo lì. Quindi ora che il nostro repertorio si è allargato e che esiste una serie di canzoni che possono compatibili con l'idea di un arrangiamento con l'orchestra eccetera, abbiamo desiderio di, dopo 8 dischi, di far capire a una certa percentuale di pubblico italiano che esistiamo. Poi credo che ci sia anche un aspetto proprio di evoluzione sia del festival di Sanremo ma anche proprio della scena musicale italiana più in generale, nel senso che il festival di Sanremo molti anni fa rappresentava proprio, si chiamava Festival della Canzone Italiana, ma rappresentava un tipo di canzone italiana che proprio, quindi principalmente il bel canto, no? Penso a Modugno, Claudio Villa, i ricchi e poveri, questo tipo di, chiamiamolo, genere musicale a cui noi eravamo ovviamente assolutamente estranei. Poi nella scena musicale italiana hanno cominciato a prendere piede il cantautore, quindi non conta solo più la performance vocale, ma anche il testo, il fatto che ci sia questo autore che va a presentare la sua canzone, che è un concetto relativamente recente, pensando ai 62 anni del Festival di Sanremo. La tradizione del bel canto si è leggermente ridimensionata e poi dal 99-2000 hanno cominciato a partecipare al Festival di Sanremo anche gruppi della scena un po' alternativa che grazie anche a Marlene Kunz, ma non solo, in quegli anni lì, ha cominciato negli anni 90, ha cominciato a diventare importante, no? Quindi sono andati a partecipare i vari Blue Vertigo, i Subsonica, gli After Hours, eccetera. Quindi si è creato è diventato più vario anche il Festival di Sanremo, quindi più e meno strane, siamo meno incompatibili artisticamente. Quindi c'è un percorso nostro, ma anche un percorso, secondo me, del festival. Penso che salire su un palco di Sanremo, anche per un gruppo che come voi ha alle spalle 1000+ concerti, comunque è una bella botta. Sì, sicuramente. Lo sarà sicuramente. Sì, sì, lo okay. È. E no, perché i nostri 1000+ concerti sono tutti in un contesto completamente diverso, dove questi ragazzi davanti che comunque sono lì perché più o meno ti conoscono, perché volevi sentirti, perché c'è il palco scuro, le luci colorate di un certo tipo, invece in televisione davanti avranno probabilmente tutta una serie di personaggi che... Poi seduti, tra l'altro. Sì. Magari voi siete abituati al pubblico in piedi. No, e pressato. Abbiamo fatto un po' nei teatri, quindi a me il pubblico seduto piace, però in ogni caso è un pubblico che è lì con un ascolto molto, molto attento, molto consapevole. È chiaro che quel pubblico lì non è né particolarmente attento. Vabbè, chi lo sa, poi ripeto, insomma. Di sicuro c'è una curiosità all'inizio, cioè nel momento in cui arrivi e attacchi, lì c'è una specie di, credo, vaga curiosità. Poi di sicuro, siccome certe cose della nostra musica non sono esattamente nei parametri standard, quella curiosità a volte potrà un po' scemare, ci vedranno in un certo modo, però chi se ne frega. Ma poi noi non abbiamo mai avuto veramente nessuna ambizione di affinità elettive. Io ovunque, nelle mie interviste, anche tanto tempo fa, ho sempre detto io vorrei che tutto il mondo, mi farebbe piacere che tutto il mondo apprezzasse Malena Kunz. L'importante è che accada alle nostre condizioni, perché io devo pensare che c'è qualche tipologia di pubblico che non è degna di apprezzarmi. Se mi apprezza per quello che io faccio, per come io desidero farlo, sono orgoglioso di questo. Allora ci vediamo a Sanremo. Yes. Thank you.